Questo video descrive il montaggio e l'uso dell'apparato PASCO TD8551A per la determinazione dell'equivalente meccanico della caloria. Oltre all'apparato vero e proprio, nella confezione sono inclusi corde di nylon, elastici, una confezione lubrificante, il manuale originale ed una grossa latta che serve per porre dei pesi che verranno poi sospesi contro il campo gravitazionale per effettuare la misura. Per l'utilizzo dell'apparato è necessario un ometro, meglio se digitale. Saranno anche necessari una bilancia ed un calibro per stabilire le dimensioni e la massa del piccolo cilindro d'alluminio che in questo apparato funge da calorimetro. Bisognerà anche pesare la massa che viene sospesa. Prima di procedere con l'esperimento vero e proprio, che richiede di smontare il cilindro calorimetrico e di raffreddarlo, ci impratichiremo con il montaggio e con il principio di funzionamento dell'apparato. Il cuore del sistema è proprio il nostro calorimetro in alluminio, un cilindro di 200 grammi di massa nominale e di raggio 4,76 cm. In questo cilindro è affogato un termistore di precisione che, mediante contatti striscianti, può far uscire il suo segnale a una lettura su uno strumento digitale esterno. Misurando la resistenza del termistore e mediante la tabellina di conversione, si ricava la temperatura del cilindro. Il principio di funzionamento dell'apparato è abbastanza semplice. Una quantità misurabile di lavoro viene generata girando la manovella che fa girare il nostro cilindro calorimetro. Attorno al calorimetro è avvolta una corda di nylon con una tensione appena sufficiente per far sì che, ruotando la manovella, venga sollevata una pesante massa. La massa viene sollevata solo di un paio di centimetri da terra, il che assicura che il lavoro viene tutto convertito in calore dall'attrito. Misurando la temperatura grazie al termistore e il lavoro compiuto, conoscendo la massa sospesa e il numero di giri grazie al contagiri, è possibile determinare J, l'equivalente meccanico della caloria. Ricordiamo che una caloria è oggi definita come 4,184 joule. L'apparato non richiede praticamente alcun montaggio. È importante che il tavolo cui viene agganciato sia in piano, altrimenti la corda di nylon può attorcigliarsi. Inoltre, per effettuare misure il più precise possibile, misurate con calibro il diametro esatto del vostro calorimetro e con una bilancia di precisione la sua massa. Inoltre, potete fare un primo riferimento alla tabellina riportata qua per convertire la resistenza in temperatura, ma una tabella più dettagliata è riportata nel manuale originale dell'apparecchiatura. Legate la corda di nylon all'anellino fisso mediante l'elastico. Fate 5 o 6 giri attorno al cilindro e poi giù in verticale alla massa sospesa, che per il setup dell'esperimento basta sia 4 o 5 kg. Dovete trovare una tensione della corda di nylon e posizionare i due nodi in modo che, girando la manovella, la massa si stacchi dal pavimento e rimanga a un'altezza di un paio di centimetri. Una volta trovata la lunghezza giusta della corda, ovviamente, se usate sempre lo stesso tavolo, potrete utilizzare sempre lo stesso setup. Veniamo ora all'esecuzione dell'esperimento vero e proprio. Annotatevi su un foglio la temperatura ambiente, che eventualmente potete ricavare direttamente dal termistore se l'apparato è in equilibrio con l'ambiente. Indi sganciate il cilindretto. Come detto prima, misuratene quanto più accuratamente possibile diametro e massa e poi mettetelo in frigo o in ghiaccio. Deve raggiungere una temperatura di almeno 10, possibilmente 15 gradi, sotto la temperatura ambiente. Riempite con una decina di chili, sabbia, ferro o altro,
la latta che rimarrà sospesa. Annotate il valore esatto della massa. Quando rimontate il cilindro, ora freddo, sull'apparato, fate attenzione che i contatti striscianti dorati vadano dalla parte dove ci sono le spazzole sull'apparato. Delle spine permettono il posizionamento corretto. Se il cilindro è talmente freddo da formare condensa, asciugatela prima di fare le misure. Ricordate che l'acqua ha un elevato calore specifico. Spruzzate anche un po' di lubrificante alla grafite sul cilindro. Dopo un po' di utilizzi, il lubrificante impregnerà la corda di nylon e quindi non sarà più necessario applicarlo. Dato che sul multimetro leggete resistenza, su un foglio di carta in vista allo sperimentatore annotate come resistenza la temperatura ambiente, la temperatura a cui si trova il cilindro all'inizio e una temperatura simmetrica rispetto a quest'ultima. Per esempio, se l'ambiente è 24 e il vostro cilindro è a 10 gradi, differenza 14, annotatevi anche quanti ohm sono 38 gradi. La differenza ideale su cui lavorare è circa più o meno 10 gradi rispetto alla temperatura ambiente. Azzerate il contagiri con l'apposita rotellina e cominciate a girare la manovella controllando la temperatura. Quando siete vicini alla temperatura che volete raggiungere, ci vorranno dai 100 ai 350 giri a seconda delle altre condizioni, incominciate a girare più lentamente e quando il multimetro vi indica che avete raggiunto la vostra temperatura bersaglio, circa più 10 gradi rispetto all'ambiente, smettete di girare. Continuate a tenere d'occhio il multimetro per circa un altro minuto. È probabile che raggiungerete la temperatura massima qualche secondo dopo aver terminato di girare. Annotate questa temperatura massima. A questo punto bastano un po' di conti. Il lavoro complessivo effettuato W è uguale a tau teta, dove tau è la coppia che esercita la corda di nylon e teta è l'angolo complessivo. Come vedete nell'espressione a destra, tau è mgr, cioè la massa sospesa moltiplicata l'accelerazione di gravità per il raggio del cilindro calorimetro. Teta, l'angolo complessivo, è ovviamente 2π greco per n grande, dove n grande è il numero di giri effettuato, che vi dice il contagiri. Il calore assorbito dal calorimetro Q è mc per la differenza di temperatura. M è la massa del calorimetro, C è il calore specifico dell'alluminio, 0,22 calorie per grammo per grado, e Tmax e temperatura iniziale sono le temperature misurate. Lavorare con Tmax e T iniziale simmetriche rispetto alla temperatura ambiente aiuta a ridurre gli errori. Il rapporto J, V diviso Q, è quello che stiamo cercando. Questi sono risultati sperimentali tipici. Si noti che come raggio del cilindro, espresso in metri, è stato utilizzato quello del cilindro più la metà dello spessore della corda. Un'incertezza del 5% o meno dovrebbe essere facilmente alla portata di uno sperimentatore accorto. Per qualsiasi informazione, contattateci. Il nostro ufficio tecnico è a vostra disposizione.